Rieccoci, non ha fatto lo stesso rumore, non ha avuto l'impatto mediatico che invece ha avuto Rimborsopoli, anche se qui parliamo di reati più gravi, ma l'indagine della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha colpito le cosche che si muovono sull'asse Rende-Acri-Cosenza, è un'indagine che non va sottovalutata e non va trascurata per quello che si porta dietro, perché è un'indagine che certifica cose che noi già sappiamo, chi si occupa dell'informazione in Calabria le ha già scritte, ma che la politica fa finta di ignorare. Cioè, cosa dimostra, al di là dell'indagine sulle singole persone, che poi verranno approfondite e vedremo che esito avranno? Che cosa dimostra l'indagine che è stata condotta dalla DDA di Catanzaro? Dimostra che non c'è un innamoramento politico delle cosche. Il rapporto tra le cosche e la politica è un rapporto sullo scambio di interessi, di bisogni, di esigenze, e quindi è un rapporto di convenienza. Per cui oggi la cosca può trovare conveniente appoggiare candidati partiti del centrodestra, domani può trovare conveniente appoggiare candidati e partiti del centrosinistra. E quello che esce drammaticamente dalle carte di Acri è che il PD non farebbe male ad occuparsene con attenzione. Passata la bagarre della giunta regionale, passata la bagarre delle nuove diciamo, cariche da distribuire, del nuovo assetto del Consiglio regionale, forse sarebbe il caso che i vertici del PD calabrese e non solo calabrese leggessero bene quelle carte e riflettessero bene sul fatto che anche a Cosenza si cominciano a cementare rapporti di voto di scambio tra cosche mafiose ed esponenti politici di area del centrosinistra. Su questo noi pensiamo che l'indagine, ma questo lo diciamo da cronisti, si metta l'anima in pace il cretino di turno, non è che abbiamo la sfera di cristallo o chi ci abbiamo un po' di cervello e cerchiamo di utilizzarlo. E allora il cervello e l'esperienza del cronista oggi ci fa capire, ci fa pensare che quell'indagine non è conclusa, è un'indagine che è conclusa per quanto riguarda una prima parte della storia del rapporto tra le cosche di Acri e la politica, ma è un'indagine che sta proseguendo. Ed è bene che la politica studi questa evoluzione, eviti nuovi errori ed eviti che ancora una volta i tempi delle istituzioni siano stravolti da qualche inchiesta giudiziaria.